Oggi buon pomeriggio a tutti. Eccoci di nuovo insieme per un nuovo live con IRPG e dopo l'incontro di domenica scorsa con il dottore Gasbarrini, un nuovo incontro questo pomeriggio con due esponenti di rilievo della fisioterapia. Abbiamo il piacere quindi di avere con noi il professor Philippe Souchard, presidente dell'Università di Terapia Manuale di Semmon in Francia, direttore dell'Istituto di Rieducazione Posturale Globale di San Paolo del Brasile e di Rio de Janeiro. Buon pomeriggio, Philippe, tutto bene? Buon pomeriggio a tutti, tutta la squadra e tutti i colleghi italiani. Buon pomeriggio anche al professore Paolo Pillastrini, professore ordinario del settore scientifico-disciplinare MED48 del Dipartimento di Scienze Biologiche e Neuromotorie dell'Università di Bologna, coordinatore del corso di laurea in fisioterapia dell'Università di Bologna. Buon pomeriggio Paolo, grazie per la tua partecipazione a questo incontro. Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Bene, quindi anche questo pomeriggio l'obiettivo è quello di fare una piacevole chiacchierata con due esponenti di rilievo, come dicevo prima, della fisioterapia che ci hanno gentilmente dato la loro disponibilità. L'incontro di oggi pomeriggio avrà un tema specifico che è quello della ricerca e della formazione, in particolare il ruolo, la posizione della rieducazione posturale globale nei confronti della ricerca e della formazione. Sono due ambiti importanti, ricerca e formazione, che si possono dimostrare valore aggiunto nel momento in cui entrano in integrazione fra di loro e quindi il valore si potenzia. E quindi vediamo un po' quali sono le caratteristiche della rieducazione posturale globale, come si pone nei confronti della ricerca. E la ricerca è un argomento molto, diciamo, relativamente nuovo in Italia per i fisioterapisti. E abbiamo questo pomeriggio, dicevo prima, il piacere di ospitare il professore Pillastrini, che è il primo professore universitario fisioterapista in Italia, credo ancora l'unico professore, forse, come fisioterapista. E questo è importante perché la fisioterapia è una disciplina che si è sempre più affermata come disciplina autonoma e indipendente rispetto alle altre discipline. E allora vorrei iniziare subito con una domanda al professore Pillastrini. Evidentemente un buon metodo per migliorare la qualità dell'assistenza è quello di trasferire i risultati della ricerca nella pratica assistenziale. E nel nostro caso chiaramente parliamo di fisioterapia. Allora ti chiedo Paolo, a che punto è in Italia la ricerca in fisioterapia fatta dai fisioterapisti? Grazie per la domanda, Orazio, rinnovo il saluto a tutti. Noi in Italia abbiamo avuto un periodo difficile in cui la ricerca scientifica era vista con molto scetticismo, perché sembrava quasi che la nostra disciplina fosse legata unicamente alle scuole di pensiero, agli autori che proponevano dei metodi, proponevano delle scuole, delle idee. E non erano tanto sottoposte al vaglio della comunità professionale attraverso gli strumenti propri della ricerca scientifica. Erano più che altro delle proposte che venivano validate sul campo. E questo retaggio ce lo siamo portati dietro troppo a lungo, fino a che ad un certo punto è nata la consapevolezza di dover fare un passo in avanti. E in quel momento davvero la fisioterapia italiana ha preso uno sviluppo che sta continuando e di cui, se mi è consentito, spendo volentieri due parole per descrivere un po' quello che è stato fatto. Quindi chiedo di poter condividere il mio schermo, così che vi faccio vedere alcune
alcune slide che dovrebbero aiutare a comprendere un po' a che punto ci troviamo oggi in Italia. È possibile? Già, si vede bene adesso? Posso? Sì. Perfetto. Sì, sì. Allora, come vi dicevo, è negli ultimi anni che finalmente anche in Italia è nata l'esigenza di costruire una produzione scientifica che fosse in linea con quella che c'è nei paesi più evoluti del mondo occidentale. Diciamo che possiamo ritenere negli ultimi 20 anni più o meno questa consapevolezza. Infatti, come dicevo, spesso fino alla fine del secolo scorso c'erano tante scuole di pensiero e sembrava che ognuna di loro fosse in competizione con le altre per far affermare il pensiero più forte, il pensiero più autorevole, ma molto spesso tutto ciò cadeva nell'autoreferenzialità ed era un problema perché in questo modo la scienza faceva fatica ad affermarsi e si parlava più frequentemente di disciplina e ben poco di scienza. Qual è la differenza fondamentale? È che la scienza si basa su un consenso universale che si fonda sulla condivisione di principi e metodologie che devono essere sostenute da prove di efficacia. Quando ci sono le prove di efficacia, allora si cade nella scienza, ma fino a quel momento è solamente un'opinione, un pensiero. Allora, cosa è successo in conseguenza di questa consapevolezza? Come ha detto Orazio poco fa, sono stati nominati i primi professori universitari italiani. Io sono professore ordinario, ma oggi ci sono già altri due professori associati che sono i colleghi Roberto Gatti a Milano ed Elisa Pelosin a Genova. Poi sono nate almeno due società scientifiche che sono prettamente dedicate alla fisioterapia, la SIFIR e la SIF. E ultimo atto, alcune riviste italiane di fisioterapia sono state indicizzate su alcuni tra i principali motori di ricerca scientifici. Penso a Scienza Riabilitativa, che è indicizzata su SINAL, e soprattutto gli Archives of Physiotherapy, che è indicizzata su PubMed, su Medline. E questo è un grande risultato. Allora, nel riferirvi quello che adesso vengo a dire rispetto allo stato dell'arte della fisioterapia nella ricerca scientifica oggi, faccio riferimento ad un articolo che è stato prodotto da questi autori, che sono tre colleghi della Società Italiana di Fisioterapia, e che hanno pubblicato un lavoro dove hanno analizzato i principali indicatori di produttività scientifica fino a 1 o 2 anni fa. Ecco. Questa è la reference, questo è l'articolo, e in questo si parla di questi dati che adesso io vi declino così come sono presentati. Allora, intanto in circa 20 anni sono stati pubblicati 1083 articoli su riviste che sono indicizzate su motore di ricerca in cui c'è la presenza di almeno un fisioterapista italiano. 1083 articoli è davvero un numero importante. Questi articoli sono stati pubblicati su 359 riviste diverse, di cui 252 sono indicizzate su uno dei principali motori di ricerca scientifica, che è Web of Science, e hanno un impact factor, quindi sono ritenute nel rapporto fra il numero degli articoli pubblicati e il numero delle citazioni ricevute di alto livello. Complessivamente, questi 1083 articoli, a un anno e mezzo fa circa, avevano già ricevuto ben 13.373 citazioni, con una media quindi di poco inferiore alle 13 citazioni per articolo, che è un numero molto importante, perché se idealmente ci fosse stato un unico autore ad avere pubblicato tutti quegli articoli, questo significherebbe che come minimo potrebbe avere 13 di H index, che è uno degli indicatori unanimemente riconosciuti dalla ricerca scientifica come significativo di elevata produttività. E la formazione intrecciata strettamente con la ricerca scientifica cosa ci presenta al giorno d'oggi? Ci presenta questo scenario: 85 corsi di laurea di primo livello,
16 master di primo livello che hanno attinenza con la nostra disciplina, 16 nelle 90 circa università nazionali. E ultimo, ma non certo meno importante, ci sono 5 dottorati di ricerca in cui per poter accedere viene indicata il possesso di una laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione collegate anche alla fisioterapia. Poi proseguo dicendo che l'80% delle pubblicazioni in cui compare almeno un fisioterapista italiano come autore si trova su riviste che hanno un impact factor ed è una percentuale altissima. E alla domanda che è stata posta a questi autori rispetto alla propria attività professionale, vediamo che circa i 2/3 dei 363 fisioterapisti che hanno pubblicato almeno un lavoro, i 2/3 si qualificano prevalentemente come ricercatori e solo 1/3 come clinici. Questo è potenzialmente un problema perché è chiaro che per noi ricerca e pratica clinica devono essere due dimensioni estremamente correlate. Il fatto che la maggior parte degli articoli siano pubblicati da coloro che svolgono prevalentemente ricerca chiaramente può creare un gap fra la ricerca e la pratica clinica, che è uno degli obiettivi su cui dovremmo evidentemente concentrarci. L'ultimo dato che vi riporto riguarda, è attualissimo questo, il numero dei fisioterapisti italiani che hanno già conseguito un dottorato di ricerca in Italia o all'estero. Sono 104. 104 fisioterapisti italiani sono un numero importante, considerate anche che ce ne sono numerosi altri che lo stanno facendo. Quindi questo disegna uno scenario molto importante in cui la fisioterapia in Italia evidentemente si va giorno dopo giorno affermando come una realtà alla ribalta del contesto internazionale della scienza e della ricerca scientifica. Bene, grazie. C'è un eco. Grazie a Paolo per la tua esauriente risposta, che ci dà un panorama, direi, favorevole. Nel giro di pochi anni evidentemente sono stati fatti molti progressi. Dicevo prima, la fisioterapia è una disciplina a sé, la disciplina, la scienza della fisioterapia, quindi può beneficiare di uno sviluppo soltanto se c'è chi si occupa di fisioterapia a fare la ricerca. Il panorama che ci ha prospettato Paolo è sicuramente un panorama di buon auspicio. Proprio a proposito di questo, volevo fare una domanda al professor Souchard. E in particolare, noi abbiamo avuto una diffusione, la rieducazione posturale globale ha fatto la sua comparsa in Italia intorno all'inizio degli anni Ottanta ed ha avuto uno sviluppo importante in tanti paesi nel mondo. Qual è oggi l'evoluzione della rieducazione posturale globale nei confronti dei trattamenti e nei confronti della evidence-based? Oh, Orazio, dobbiamo rifare tutta l'istoria. Per essere chiaro. Quindi il problema, c'è un problema qui? Quindi le tre evoluzioni più fondamentali, nella mia opinione, sono state la prima, i risultati clinici. Abbiamo ogni volta di più dei risultati che sono onesti, ogni tanto spettacolari, e risultati con durata, non soltanto con il risultato immediato, però non possiamo accettare di vedere un paziente tornare ogni settimana con lo stesso dolore. Allora abbiamo fatto grandi progressi dall'inizio e oggi siamo in misura di offrire
alle pazienti e trattamenti ogni giorno, anche con una efficacia sia migliore. Il secondo asse è stato evidentemente l'asse dell'evidence base. All'inizio l'RPG era una cosa originale, quindi che non aveva delle basi scientifiche. Ogni scoperta è per definizione empirica, però dopo ho iniziato e abbiamo iniziato con tutta la squadra un lavoro di metodologia che è arrivata una evidence base di più di 90 pubblicazioni in diverse riviste nel mondo e due premi. Però Paolo va a parlare di più di questo perché uno di questi premi è stato un premio italiano. Allora era assolutamente necessario, dobbiamo non soltanto avere una idea novatrice, sviluppare una metodologia, sviluppare una logica, però arrivare all'evidence base è una necessità. E ormai siamo ogni giorno più sicuri in questa direzione con più di 90 pubblicazioni. Il terzo punto è che abbiamo ogni giorno più di capacità di trattare tutti gli aspetti che sono della nostra responsabilità in fisioterapia. Soltanto in fisioterapia. Sono fisioterapia, quindi parliamo di altre cose. Allora, la rieducazione postural globale che all'inizio era piuttosto in direzione della correzione della postura e delle lesioni articolari, delle disfunzioni articolari, che era già una grande cosa perché rappresenta la maggioria delle pazienti che abbiamo nei nostri studi ogni giorno. Però oggi abbiamo la possibilità di trattare anche delle deviazioni motoroculare, di trattare dei problemi del perineo, di trattare problemi neurologici. Va a uscire forse la prossima settimana un piccolo libro di trattamenti neurologici in RPG e problemi respiratori. Voglio parlare dei problemi respiratori perché siamo in una periodo dove sicuramente nei nostri studi vedremo arrivare delle persone che hanno bisogno di recuperazione respiratoria e quindi flessibilizzare gli inspiratori per aumentare il volume della respirazione. Allora il terzo punto, ormai siamo completi e possiamo proporre delle soluzioni oneste rispetto anche alle patologie le più diverse e le più machiavelliche. Io penso alle discopatia grave, alle scoliosi. Allora è una grande evoluzione, però, che si è fatta nel tempo. Mi senti? Sì, Sì, più è le proprio. tue funzioni principali. Certo. Grazie ancora per la tua risposta. Evidentemente, la necessità è quello, dicevamo prima, di proiettare i risultati prodotti dalla pratica quotidiana verso la prova scientifica. E in effetti questo percorso, diceva il professor Suchard,
è iniziato da parecchi anni con una produzione di oltre 90 articoli, ci diceva poco fa il professore Souchard. A questo tipo di attività di verifica ha svolto un ruolo importante il professore Pillastrini, con credo 5 studi sulla rieducazione posturale globale, cui ha preso parte personalmente e che ha anche coordinato. Volevo chiedere al professore Pillastrini se ci parla di questi studi riguardanti la rieducazione posturale globale. Con piacere, richiedo che si condivida il mio schermo così possiamo seguire un po' questi lavori. Però devo puoi procedere, prego. Grazie. Ancora una volta una premessa, perché non è stato facile cercare di far comprendere che la necessità di arrivare a pubblicare i propri risultati era una condizione necessaria per affermare un metodo. Io devo dire in tutta onestà che Philippe, fin dall'inizio, è stato probabilmente l'unico di tutto lo scenario della riabilitazione ortopedica, reumatologica, neurologica, viscerale, di tutti i settori, è stato probabilmente l'unico che ha creduto fino all'inizio alla necessità di intraprendere questa strada. È una strada difficile, perché è una strada che ti mette di fronte alla realtà. Tu non lo sai quello che uscirà dai progetti di ricerca che stai mettendo sul campo. Potrebbero anche dimostrare delle cose diverse da quella che tu ti aspetti. La ricerca non è la conferma di quello che tu pensavi, ma è una prova di valutazione dell'efficacia o meno di una ipotesi. Questa ipotesi è confermata? Bene. Questa ipotesi non è confermata? Bene, ugualmente. Quindi Philippe ha avuto il grande merito di credere che veramente per fare un salto di qualità l'RPG doveva sottoporsi a questo percorso. E allora veniamo un po' ai nostri studi, che abbiamo iniziato, il primo vedete addirittura è di 13 anni fa, quindi sono già alcuni anni, ma voi sapete che per fare uno studio occorrono anni, soprattutto i tipi di studi che abbiamo fatto noi, che sono per lo più studi sperimentali, quindi che comportano tempi medio-lunghi. Il primo però che abbiamo fatto non era uno studio sperimentale, ma era una revisione. Una revisione che abbiamo fatto in generale su quel po' di pubblicazioni che all'epoca erano disponibili in letteratura e che ci presentavano l'RPG nelle patologie muscoloscheletriche in generale. Ecco, questo è stato un lavoro di ricerca, non un lavoro particolarmente impegnativo, perché non ci ha costretto a verificare sui lettini, nelle palestre, quanto fossero e quali fossero i risultati che ottenevamo. Ma siamo andati alla ricerca dei risultati che erano stati conseguiti da altri colleghi. Vediamo in sintesi questi risultati. Abbiamo trovato all'epoca solo 18 studi, ci è stato detto adesso che sono già più di 90, e di quei 18 solo 9 siamo riusciti ad includerli in base ai criteri di inclusione ed esclusione. Ed erano così, erano sostanzialmente due RCT, che sono gli studi di più alto livello, due non RCT, quindi erano due studi controllati ma senza una randomizzazione, e tre che erano case studies non controllati e due case reports su un singolo caso. Quindi era una disponibilità modesta, diciamo, di studi che ci mettevano di fronte un primo scenario che però ci dava già alcuni riscontri obiettivi. E quali erano questi riscontri? Erano l'efficacia dell'RPG nella sconfitta, nel low back pain cronico e anche nell'ernia lombare. Erano studi con una, diciamo, forza contenuta data dalla numerosità ridotta degli studi e dei casi, però era già presente questo livello di efficacia. Questo studio è stato citato numerose volte ed è tra i 10 studi della mia produzione scientifica più citati in assoluto. Passiamo 3 anni dopo ad un'altra pubblicazione, questa più consistente,
viene nel 2010 e già anche il livello della rivista, che è il BMC, Musculoskeletal Disorders, è più alto di Reumatismo, che era comunque una rivista indicizzata, ma di livello inferiore. Questo è un trial clinico non randomizzato. E cosa abbiamo voluto verificare con questi colleghi che ci hanno guidato? È stato uno studio multicentrico, fatto in parte a Roma e in parte a Bologna. Abbiamo voluto dimostrare che la fisioterapia tradizionale, quella che convenzionalmente veniva svolta nei centri di riabilitazione, era meno efficace del RPG che veniva svolta su alcuni, in alcuni centri dedicati ad essa. Allora, il limite di questo studio era che la selezione dei casi non avveniva in modo randomizzato, ma c'erano a priori delle selezioni che orientavano, diciamo, la scelta. Quindi c'erano i gruppi trattati convenzionalmente e i gruppi trattati con RPG. Però i risultati, siccome qui la numerosità è stata piuttosto elevata, c'erano due gruppi da 50 soggetti entrambi e ogni paziente è stato comunque sottoposto a 10 sedute per il proprio programma, e anche in questo caso l'RPG ha dimostrato in modo statisticamente significativo la propria efficacia rispetto al trattamento convenzionale per due outcome fondamentali: dolore e disabilità. Rapidamente mi sposto a questo studio che Filippo ha appena richiamato. Questo è uno degli studi più importanti di tutta la mia carriera, probabilmente il più importante. Intanto è stato pubblicato su Physical Therapy, che voi sapete essere la rivista di riferimento della nostra disciplina, è il giornale e di proprietà dell'American Physical Therapy Association, che è la più forte associazione di fisioterapisti nel mondo. È stato pubblicato nel 2016 e questo è un vero e proprio RCT, un trial clinico randomizzato e controllato. Che cosa si è proposto come obiettivo? Si è proposto l'obiettivo di verificare l'efficacia dell'RPG nei pazienti con cervicalgia cronica non specifica. Quindi, quali outcome abbiamo evidenziato? Abbiamo evidenziato la disabilità tramite il MET Disability Index, il dolore tramite una VAS, il range of motion nei tre piani convenzionali dello spazio e inoltre anche la paura del dolore che ti impedisce di avere determinati comportamenti tramite la tappa scale of kinetics. Abbiamo confrontato un gruppo trattato con l'RPG e un gruppo trattato con un trattamento convenzionale a base di trazione, massaggio, kinesiterapia classica e pompaggio. E in questa procedura veramente il paziente è stato in modo casuale assegnato ad un gruppo o all'altro. 9 sedute per ciascun paziente, 94 pazienti arruolati. Risultati: RPG più efficace rispetto al dolore, disabilità, range of motion in flesso-estensione e latero-flessione, e anche in una delle due sottoscale per la tappa scale of kinesiofobia. Poi, gli ultimi due lavori, che rapidamente vi illustro, sono stati pubblicati su una rivista importante italiana che si chiama La Medicina del Lavoro. Nel 2017 uno studio pilota rispetto all'efficacia dell'RPG nel modificare la distribuzione del peso nella posizione seduta e anche nella misurazione del dolore, uno studio che è stato condotto in Brasile e gli outcome erano appunto questi due: il dolore e la distribuzione del peso corporeo sulla seduta, con 8 sedute, 2 gruppi e un RCT. 8 sedute e nei due gruppi e più contenuti come numerosità rispetto allo studio precedente, 19 in tutto, 9 nel gruppo trattato con l'RPG e 10 con un programma ergonomico di educazione, l'RPG ancora una volta si è dimostrata più efficace per il dolore, ma non per il miglioramento della distribuzione del carico, che era uno degli outcome che ritenevamo potessero essere modificati. L'ultimo studio del 2018 è il completamento dello studio del 2016 pubblicato su Physical Therapy. Abbiamo cioè fatto il crossover di cui tanto a lungo abbiamo discusso con Filippo. In pratica cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito i due gruppi
assegnando a ciascuno di essi il trattamento che non avevano avuto nel mondo. Quelli che erano stati trattati con l'LPG sono stati trattati. Quelli che erano stati trattati con trattamento convenzionale sono stati trattati con l'LPG. Ed è stato molto interessante perché vedere l'evoluzione delle curve, dei grafici rispetto agli outcome, ci ha permesso di evidenziare sugli stessi outcome di prima, disabilità, dolore, movimento e paura del movimento, abbiamo ribadito la significatività statistica sia per il dolore, la disabilità, il range of motion nella flex estensione e anche per la paura del movimento misurata con la Tampa Scale. Bene, lo studio di cui ci ha parlato, ha fatto cenno Philippe, era il terzo e il premio che abbiamo vinto è stato l'ISICO Award, il più importante premio per i fisioterapisti italiani che si occupano di rachialgia. Direi che complessivamente tutto questo insieme di lavori è un grandissimo risultato per la fisioterapia in generale e per l'RPG nella fattispecie. Grazie ancora Paolo per questo excursus sugli studi, sui 5 studi che hai coordinato. In effetti è una prova importante, necessaria per documentare l'efficacia che quotidianamente possiamo riscontrare spesso molti di noi colleghi che utilizziamo la rieducazione posturale globale. È proprio uno dei parametri più studiati negli studi che riguardano la fisioterapia, in particolare le patologie di tipo muscoloscheletrico e il dolore, che è uno dei sintomi più importanti perché determina una percezione soggettiva da parte del paziente che naturalmente condiziona fortemente le proprie funzioni quotidiane. Vorrei chiedere al professor Souchard, proprio riguardo al dolore, quali sono gli strumenti utilizzati dalla rieducazione posturale globale nei confronti del dolore? Allora, dall'inizio abbiamo avuto un principio nella RPG che la regola ierarchica del meccanismo di difesa e di adattamento. La prima regola è di salvare le cose egemoniche, le funzioni più egemoniche. La seconda, evitare il dolore e il fastidio, ma di più il dolore, se non in contraddizione con la prima regola. E il terzo punto è di essere economico, di non creare di autoaggressione e di essere in un modo energetico economico. Allora, abbiamo questo principio dall'inizio, però come abbiamo parlato di evoluzione, ora siamo nella neuroscienza e abbiamo visto che in realtà abbiamo un sistema di una complessità neuromiofasciale straordinaria anche nel mondo neurologico e per evitare evidentemente il dolore. Allora funziona a partire dei meccanorecettori propriocettivi, dopo di tutto il sistema delle neuroni, della medulla, per arrivare alle centri automatici superiori, i noci del bulbo, il talamo, il cerebelletto, e finalmente per arrivare alla rappresentazione corticale del molecule di Penfield che conosciamo tutti. Allora, è un sistema che è basato sulla protezione della nostra integrità gestuale, cinesiologica e posturale, controllo dell'equilibrio. E allora siamo arrivati ormai a un punto di chiamare questo sistemi integrati di coordinazione neuromuscolare.
E dobbiamo dare un posto particolare in questa storia dell'evoluzione della nostra professione. Ha parlato così bene della nostra professione Paolo. Tornare a Hermann Cabata, quando potete pensare che negli anni 1950 lui ha parlato di catene neuromuscolare. Allora siamo con questo aspetto neurologico ormai nell'RPG moderna e abbiamo capito la globalità di questo sistema di complessità, di fuga del dolore, di protezione. Non possiamo vivere senza questa protezione. Allora c'è evidentemente delle limite per quello che abbiamo delle pazienti, però abbiamo capito questo e questo fa che in realtà siamo definitivamente nella nozione di sinergia muscolare, di sinergia cinetica con il movimento, di sinergia del controllo dell'equilibrio e quando dobbiamo fuggire dal dolore è fondamentalmente è automatico, però non unicamente automatico, il reflex e anche arriva a livello corticale. Quando dobbiamo fuggire, prendiamo automaticamente un atteggiamento posturale, per esempio in side shift, in spostamento del tronco se abbiamo una discopatia, o limitiamo il movimento di abduzione del braccio se abbiamo un sindrome d'impatto per evitare il dolore. Allora, la comprensione moderna che abbiamo della complessità di questi sistemi di integrazione e di coordinazione neuromuscolare al servizio delle funzioni più essenziali, prendere, portare a sé, mantenere l'equilibrio, che è una funzione di una complessità uguale, non superiore, però uguale alla funzione cinetica. Ha dato una luce particolare al nostro primo principio, uno dei primi principi dell'RPG, che è la causalità, perché quando durante un trattamento partiamo dalla sintomatologia, possiamo così, seguendo tutte le retrazioni muscolari di difesa, per nascondere o tentare di nascondere questo dolore, arrivare alla causa. Allora c'è la conferma moderna della causalità, che è un principio fondamentale dell'RPG, però arriviamo anche alla conferma di un secondo principio fondamentale, che è la globalità, perché non possiamo fare questo trattamento causativo della sintomatologia fine alla causa, seguendo tutte le retrazioni muscolari per fuggire del fastidio posturale o del dolore senza essere globale e arriviamo ad un modo naturale alla conferma, però con delle nozioni moderne del terzo principio che è fondamentale, che è la regola di individualità. Evidentemente che possiamo fare classificazione dei casi. Per esempio, Paolo sicuramente va a parlare di più di questa sperimentazione che lui ha fatto con bravi RPGisti sulle cervicali. Bene, e allora possiamo aggruppare delle famiglie, di patologie, però ognuna,
personale. Ho trattato centinaia di scoliosi nella mia vita. Non ho mai visto due scoliosi identiche, però sono più dorsale a destra e lombare a sinistra. Allora abbiamo principi di trattare un sistema neuromiofasciale di integrazione di coordinazione neuromuscolare, sistema integrato di coordinazione neuromuscolare, in rispettando i primi principi dell'RPG, la causalità, la globalità e l'individualità. È stato un piacere e abbiamo potuto così sviluppare un modo più delicato di fare, di trattare, grazie alle novità della neuroscienza, e ormai per noi se la nozione fondamentale è questa nozione dei sistemi integrati di coordinazione neuromuscolare. Grazie, grazie Filippo per questa esposizione molto chiara e completa della gestione del dolore. D'altronde l'obiettivo è sempre quello, la priorità è quello di garantire l'obiettivo funzionale. Quindi tutti i sistemi interagiscono tra di loro nel tentativo di garantire l'obiettivo funzionale, quindi le egemonie funzionali di cui parli tu. E non può che essere collegato al concetto di causalità, globalità e individualità. E questi concetti che tu descrivi da tanti anni, in effetti trovano riscontro negli ultimi decenni anche nella letteratura scientifica. E ci sono studi anche recenti, uno studio ricordo di Paul Hodge, che descrive un loop sostanzialmente che si attiva in coincidenza di una aggressione, una sintomatologia dolorosa, per esempio, che provoca, come dicevi tu, delle difese, dei comportamenti di protezione modificando la parte dell'atteggiamento posturale. Questo inizialmente è un rimedio, ma nel tempo si rivela un problema esso stesso, perché poi genera a sua volta ulteriormente la sintomatologia, riattivando il loop di cui dicevo prima. Quindi sono tutte osservazioni che sono state effettivamente documentate anche da altri autori. Quindi non può che essere, peraltro, le modificazioni che si sono osservate sono modificazioni del comportamento posturale individuali. Ciascuno agisce con una comporta ha una reazione di tipo personale individuale. Quindi non possiamo che confermare quello che abbiamo appena sentito dalle tue parole. E non possiamo separare le deformazioni posturali dalle lesioni articolari, non possiamo, dobbiamo trattare entrambi. A ogni momento è la bellezza del nostro mestiere. Assolutamente, ma proprio le lesioni articolari sono quelle che costituiscono spesso il problema. Alcuni autori riferiscono che laddove non c'è il movimento, quindi laddove c'è un blocco funzionale, non c'è problema, non c'è il dolore, ma il dolore si manifesta laddove c'è una ipermobilità. È proprio il caso di una lesione articolare che determina nella gran parte dei casi una ipermobilità in una direzione sbagliata della mobilità dell'articolazione, e questo genera poi il problema. Quindi è necessario porre la grande attenzione sulle modificazioni della mobilità articolare, sulle lesioni articolari. Grazie ancora per la tua risposta, Filippo. Volevo, avviandoci un po' verso la conclusione di questa gradevole chiacchierata,
Volevo chiedere al professor Souchard proprio di contestualizzare il momento che stiamo attraversando, che per fortuna sembra stiamo attraversando in fase conclusiva, questo brutto periodo di pandemia, che ci ha costretti inevitabilmente a modificare molte delle nostre abitudini. Allora, voglio chiedere al professor Souchard se ci sarà, anche in funzione di questa esperienza, perché ogni esperienza negativa è produttiva di nuove, diciamo, soluzioni, se si programma una riprogettazione delle attività formative e didattiche della rieducazione posturale globale nei vari paesi. Allora, effettivamente una bella conclusione di parlare del futuro. Il futuro dipende già prima di una autocritica. Non facciamo mai il sufficiente per i nostri pazienti, è un desiderio di migliorare le cose. Allora c'è un grande aspetto che ha tornato questa necessità ancora più evidente che questa storia di pandemia del coronavirus. Abbiamo da cinque anni un'esperienza di corsi semipresenziali in 8 paesi. E come sono sempre presenti nei corsi per fare l'ultima settimana, che si chiama la settimana di disfunzione articolare, di lesione articolare, ho visto che in realtà la formazione qualitativa delle arpeggiste, delle allievi, era migliore con questo sistema, perché loro hanno più di tempo per digerire la parte teorica con tutore, evidentemente con la piattaforma e la direzione di tutore, e hanno più d'orario di pratica. Allora il risultato qualitativamente è migliore. E purtroppo questo è più prosaico, però va a essere fondamentale con la crisi che abbiamo davanti, crisi economica. Dobbiamo pensare anche a economizzare il tempo, l'assenza del lavoro e il denaro delle persone interessate per i corsi. Allora, evidentemente, il semipresenziale rappresenta un'economia straordinaria e io penso che le persone ormai sono preparate per questo modo di lavorare. La prova, siamo presi tutti in questa periodo e possiamo comunicare. Allora, perché spostare le persone con un costo di assenza del lavoro, di albergo, di trasporto enorme, quando possiamo comunicare a distanza? Però la parte pratica è sempre fondamentale e allora è semipresenziale. E abbiamo questo grande progetto all'iniziativa di Paolo, di questo libro, l'editora Cedra, con 14 bravi professori di RPG di diverse nazionalità, che va a uscire quando sarà pronto l'anno prossimo. Abbiamo ancora da lavorare. È un bello progetto e la base di tutto questo, Orazio, di bene, è di conservare sempre una capacità critica, un desiderio di fare meglio e di avere una fisioterapia di qualità. E là lo so che sarete tutti d'accordo, Paolo, dobbiamo avere una fisioterapia di
qualità, e per quello dobbiamo iniziare la nostra responsabilità con una formazione di qualità. Certamente, certamente, è assolutamente condivisa la tua considerazione. Per una fisioterapia di qualità, naturalmente, è necessario, come dicevamo inizialmente, come ci ha dimostrato anche il professore Pillastrini con gli studi di cui ci ha parlato, è necessario ribaltare, trasferire i contenuti i risultati della ricerca nella pratica assistenziale. Questo è il modo di garantire qualità dell'assistenza, di garantire efficacia, soprattutto quando queste prestazioni vengono pagate dal sistema sanitario nazionale, che necessariamente deve erogare prestazioni che sono dimostrate essere efficaci. Quindi ancora di più è importante, come dicevamo prima, affermare la disciplina della fisioterapia nell'ambito della ricerca. Uno sforzo importante è stato fatto ed è ancora in corso, grazie al pioniere in Italia, come dicevo inizialmente, il professore Pillastrini, e ai due nuovi professori che con piacere accolgo la notizia di altri due professori associati. L'augurio naturalmente è che se ne aggiungano degli altri, che i giovani siano sempre più motivati ad orientarsi verso la ricerca, i giovani fisioterapisti, gli studenti, i giovani laureati, e questo non può che essere un risultato a vantaggio della collettività. Io direi a questo punto di chiudere questa piacevole conversazione con il professor Sushar, con il professore Pillastrini, che ringrazio di cuore per la loro disponibilità a partecipare a questo live di IRPG. Grazie ancora Paolo, grazie Filippo, e speriamo di poterci incontrare presto per un altro incontro. Un piacere. Grazie a te. Buonasera e a tutti. Certamente, approfitto saluto anche coloro che ci stanno seguendo, lanciando l'appuntamento per la prossima volta, per il prossimo incontro che sarà il 31 maggio alle 19. Parleremo di ciclismo e in particolare si affronterà lo sport del ciclismo sotto l'aspetto della tecnica, del gesto, della qualità dell'allenamento e dell'importanza della prevenzione nella pratica sportiva in generale, ma nel ciclismo in particolare. Ancora una volta ringrazio il professore Pillastrini e il professore Sushar e a presto. Sonia voleva anche salutare a tutti. Un saluto e un ringraziamento a Sonia, che è sempre presente. Grazie Sonia, grazie, grazie ancora. Un abbraccio e a presto. Grazie, a presto, a presto.